Ciao ragazze, nuovo video tag! È da un po' che non facevo video tag e mi mancavano, ho intenzione di farne un po'. Questo è il video tag My Makeup Story ed è in collaborazione con Fedi Kitty, al quale mando un bacione, mi fa molto piacere questa collaborazione. Scusate se guardo di qua, ma ho le domande sul computer, non me le ricorderei mai a memoria. Prima mi facevo il fogliettino, adesso guardo direttamente dal computer, così non sto ogni volta a scrivere. Comunque, iniziamo subito, se no mi dilungo come al solito e viene un video lungo 2 ore. Allora, partiamo. Prima domanda: a che età hai cominciato a truccarti? Tardi, molto tardi. No, non è vero. Allora, diciamo che se per trucco si intende un velo di fondotinta e un minimo di matita nera nella rima interna dell'occhio, in terza media. Quanti anni si hanno in terza media? 13? 14? In terza media, giusto? Terza media, semplice, terza media. Per quanto riguarda poi il susseguirsi, diciamo che fine prima superiore, inizio seconda, per poi andare fino alla fine della seconda, sì, giusto. Diciamo che il mio trucco era alla mo, però non è molto italiano. Comunque era la coppia di Moira Orfei. Diciamo pure così, perché occhi neri, rossetto viola, e praticamente mi prendevo il fondotinta e me lo stampavo in faccia. Vedevate qua marrone e qua bianco. Quindi diciamo che ero la Moira Orfei dei poveri. Poi diciamo che si cresce un pochettino, si capisce che la moda di Moira Orfei non è adatta a tutti. Quindi ho iniziato a mettere meno cose e sono tornata alla terza media con un velo di fondotinta, un po' di cipria, matita nera e mascara e basta. E adesso è un anno e mezzo, due anni che mi trucco con fondotinta, correttore, cipria, blush, lucida labbra, matita nera, mascara, ombretti, eccetera eccetera. Diciamo che sono 2 anni che mi trucco, diciamo, in maniera decente, che non sempre, perché come mi vedete adesso, fondotinta, correttore, matita, basta. Quando vado a lavorare non c'ho mai voglia di truccarmi tanto, mi trucco un po' la sera quando esco. Poi, come sei arrivata al make up? Fregando i trucchi a mia sorella. Bello, eh? Avendo una sorella più grande di 10 anni, chi è piccola tende a rubare tutto quello che ha la sorella grande. Scarpe, ceffone. Trucchi, ceffone. Vestiti, ceffone. Ho ricevuto tanti ceffoni da mia sorella perché rubavo la sua roba. Però comunque sono arrivata al make up perché rubavo i trucchi a mia sorella. Poi vabbè, ovviamente quando sono cresciuta un pochettino, sono entrata comunque andando a scuola, alle superiori, vedi tutte che si truccano, voglio truccarmi anch'io, ho iniziato a comprare le prime cosine della Essence o della Astra e poi sono arrivata a Clio qui su YouTube e ho detto wow, ok, devo imparare a truccarmi, perché per me il mio trucco era fantastico, matita, fondotinta e basta, però ovviamente no. Quindi diciamo che sono arrivata al make up rubando i trucchi a mia sorella. Poi, quali sono alcuni dei tuoi marchi preferiti? Quelli low cost, perché costano poco, quindi me li posso permettere. Fossi ricca direi MAC, ma non posso. L'unica cosa MAC sono un set di pennelli che mi è stato regalato da una mia cara amica e basta. Però trucchi non ne ho. Quindi diciamo i low cost, quindi Kiko, Essence, Astra, Avon, low cost. Ho provato un correttore della Catrice che adoro, quindi proverò anche altri prodotti della Catrice. Comunque i marchi low cost, diciamo. E non ne ho uno in particolare. Cosa significa il make up per te? Coprire le imperfezioni. Quello significa. No, non è vero. Diciamo che, allora, a mio parere il make up non è tutto. Perché io esco tranquillamente, completamente struccata e non me ne frega niente. Se una passa e mi dice guarda quella cretina che non è truccata, di come ti sei vista? A me non importa uscire struccata, perché
Il trucco ti fa apparire e solo esteriormente, non ti fa apparire anche per quella che sei interiormente. Quindi sì, mi trucco perché mi piace truccarmi, perché mi piace apparire un po' più carina. Però non ho nessun problema a non truccarmi. Anche se quando però sono in giro con gli amici e sto via anche la notte, quindi magari non so, cioè ci si fa un weekend, tendo a non struccarmi neanche, così il mattino dopo sono già truccata, che poi rimane fin qua il nero, quindi evito. Però un paio di volte l'ho fatto di non struccarmi perché non volevo farmi vedere struccata. Poi ho detto: ma quanto sei scema, e quindi, cioè, mi sono detta quanto sei scema, e allora mi strucco senza problemi. Anche perché per quanto mi trucco io, struccata o truccata non cambia molto, giusto? Le imperfezioni si vedono di meno, le occhiaie forse si vedono un pochino di meno, anche se si vedono lo stesso, magari manca fra di noi. Comunque, appunto, il make up significa apparire un po' più carina di quella che sono e appunto coprire quelle piccole imperfezioni che la mia pelle ha. Se potessi truccarti con solo 4 prodotti, quali sceglieresti? Facilissimo, visto che io proprio almeno ne uso 4. Matita nera per gli occhi, che è sempre utile perché puoi fare più cose con la matita nera prima interna dell'occhio, come eyeliner, sfumata, come ombretto, quindi puoi fare tante cose. Correttore, in modo da coprire sia le imperfezioni che le occhiaie. Il mascara e il fondotinta. Questi 4, che sono i 4 che uso di più. Sì. Qual è l'aspetto che preferisci del make-up? Non saprei, perché del make-up mi piace tutto. Forse l'aspetto che mi piace di più, appunto, è il fatto che puoi riuscire a coprire quelle piccole imperfezioni che senza sarebbero molto molto più evidenti. Magari usando un correttore verde riesci a coprire i rossori delle infiammazioni o cose di questo tipo. Cosa ne pensi dei marchi low cost da supermarket rispetto a quelli più cari? E che mi piacciono perché costano poco. Sì, solo per quello. Diciamo che ovviamente se un prodotto costa poco è facile che valga poco, però non per tutti i marchi è così, perché ci sono dei marchi che costano pochissimo e che valgono. Io ho visto con il correttore della Catrice, che l'ho pagato sui 2-3 euro, adesso non mi ricordo, anche perché me l'ha comprato la mia migliore amica, io gli avevo lasciato 10 euro e lei mi ha portato il resto, ma non ho guardato quanto fosse il resto, quindi non mi ricordo il prezzo. Comunque l'ho pagato poco ed è uno dei correttori migliori che abbia mai provato. Ho provato uno di Avon, che l'ho pagato sui 9 euro, e quello lì della Catrice, che l'ho pagato meno che la metà, mi piace molto di più. Poi avevo provato un correttore di Sephora, e quello della Catrice mi piace di più, quindi il fatto del costo è relativo, secondo me, perché ci sono dei prodotti cari che sono cari e valgono quello che costano, prodotti cari che non valgono niente, prodotti low cost che valgono per quello che costano e prodotti low cost che valgono più di quelli con prezzi più alti. Quindi diciamo, a me piacciono i prezzi che hanno i prodotti del supermercato. Costa un po', che sono anche alcuni, non tutti ovviamente, sono buoni. Che consiglio daresti a una persona che sta cominciando a truccarsi? Non fare il mio errore, quello di sembrare Moira Orfei, perché appari per una beep. Alla fine truccarsi troppo, ma il truccarsi troppo non avere un trucco bello ma pesante, ma avere un trucco pesante e basta, pesante e brutto, come facevo io a quei maledetti tempi della prima superiore. È come se, cioè, per quanto riguarda la mia esperienza, io mi truccavo così tanto per non apparire quella che in realtà ero, volevo apparire diversa, volevo far vedere che io ero più grande, ero migliore, cioè ero migliore di quella che ero, non so bene come spiegarmi. Comunque diciamo che lo usavo come una maschera, tutto qui,
Usavo il trucco per mascherarmi. Che cavolo sta succedendo lì dietro? Vabbè. Dicevo, usavo il trucco appunto per come maschera. E non è una cosa bella, perché poi apparivo per quella che non ero, ed era quello che volevo, apparire quella che non ero, e sto facendo pure le rime. Però non volevo che gli altri mi considerassero quella che non ero. Cioè, allora, aspettate, non riesco a formulare la frase. Io volevo apparire in un altro modo, però volevo che gli altri mi vedessero come quella che ero. Ragazzi, ditemi che mi sono spiegata. Non ce la faccio. Che ore sono? Sono 8:30. Non ce la faccio. No, vabbè che non ce la farei manco fossero le 2 del pomeriggio o le 7 del mattino. Io sono così, no? Lo sapete. Manco fosse chissà che ora, sono 8:30. Comunque, appunto, non truccatevi troppo. Truccatevi il giusto necessario per apparire più carine, per sentirvi più sicure di sé, perché il trucco è anche questo, ti fa sentire più sicura. Però senza esagerare. Poi si ha tanto tempo per truccarsi, imparare a truccarsi in modo, diciamo, più pesante, senza apparire una bip. Perché quando non si è capace a truccarsi e si vuole fare dei trucchi strani, si tende a sbagliare e a fare delle cavolate. Spero di essermi spiegata. Non fatemelo ripetere, perché non me lo ricordo. Comunque. Qual è il make up trend che non hai mai capito? Ma non credo di non aver mai capito qualcosa. Non so rispondere a questa domanda, sinceramente. Mi spiace, ma a questa domanda non so rispondere. Questo è il brutto di non aver letto le domande prima, non si è preparati alle risposte, però io non mi preparo mai le risposte. No, non so rispondere a questa domanda, non ho una risposta. Ultima domanda, e poi vi lascio stare. Cosa pensi della beauty community su YouTube? È fantastica, perché ci sono delle ragazze che fanno dei trucchi fantastici, li spiegano benissimo. Quindi le ragazze, diciamo, comuni come sono io, che non siamo capaci a mettere un po' di ombretto, riescono a metterlo. Io, grazie ad alcune ragazze su YouTube, sono riuscita a fare dei trucchi un po' più carini del mio solito. Si è acceso il computer, si è visto che mi ha sparaflesciato. Quindi in alcuni sensi io sono anche grata a questa beauty community, che aiuta le ragazze un po' più imbranate. È il tappo della Nutella che ci sto giocando. L'ho finita la Nutella. Vabbè, non c'entra niente. Cosa stavo dicendo? Ah sì, perché appunto dicevo, chi magari è un po' più imbranatello, ma tra virgolette il tappo c'è sempre, con il make up riesce ad imparare, a sperimentare e magari a diventare anche bravina o bravissima nel trucco. Io, diciamo, bravinissima. Prima che divento brava ce ne vorrà, ma anche perché non sto lì delle ore a cercare di truccarmi il sabato sera, venerdì sera, quando è mi trucco alla veloce, e se va bene bene, se non va bene rimane così. Come vi ho detto prima, non è che dia tutta sta importanza. Mi piace, mi trucco sempre, perché mi trucco quasi sempre, sono rare le volte che esco struccata, ma capitano. E quindi niente, il video tag è finito, penso di avervi rotto le scatole abbastanza. Spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi fatto sorridere con le mie gaffe solite, come non mancano mai nei miei video. E niente, io vi mando un super 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 bacione. Ci vediamo al prossimo video e un super super bacione anche a Fedi. Ciao, al prossimo video!